Allora, il tema, Panettone, diciamo. apriamo col cinepanettone. Sì, se vuoi, Vai, diciamo, vai, apri io. tu se vuoi fare Allora, un'introduzione. Ma io tanto ho la cena qua che mi io. aspetta, i 7 marshmallow li ho fatti fuori. Ah, ok. La questione dei cinepanettoni è, diciamo, legata a. Che cos'è? L'hot pop. All'immaginario. L'immaginario dei cinepanettoni, quanto noi per fornire un'analisi dell'immaginario. Abbiamo cercato, è stato abbastanza difficile decidere come fare, come poter trattare questo tema, perché da una parte vi faccio vedere una schermata che abbiamo preparato per la puntata di oggi, schermata natalizia 3, Cambio 2, Siena! Ah, no, ok, questa qua, Siena! vedete tipo quell'atmosfera natalizia, la uso un attimino per far vedere per esempio un po' i film. Del cosiddetto genere cinepanettone, quindi si intendono in genere con questa espressione soprattutto i film di Boldi e De Sica. Poi, come sapete, dopo il 2005 c'è la scissione tra questi due autori. Però la prima cosa che Anche abbiamo. loro. Uno che preferiva il panettone, l'altro che Ah, preferiva il per quello si pandoro. sono separati. Assolutamente. Però la cosa che abbiamo. Intanto abbiamo dovuto restringere il campo ai cinepanettoni, cioè la saga di Boldi e De Sica. Però c'è tutto un mondo di derivazione da questa saga. Per cui, soprattutto negli ultimi anni, tanti comici fanno il cosiddetto film di Natale. Alcuni si sono più fedeli al canovaccio boldiano e desichiano. Altri, invece, magari fanno i loro film di Natale in quanto comici con le loro cose. Però dovevamo, cioè l'immaginario del cinepanettone da un lato a livello più basic è l'immaginario della commedia di Italiana Natalizia, dall'altra parte però si apre un bivio, cioè nel senso che non è soltanto questo, il cinepanettone non è soltanto un film comico italiano, ma è proprio un genere. Che appunto ha formato una sorta di modello, una sorta di prototipo. Questa cosa negli ultimi anni si è andata un po' a perdere. Ora c'è stato il revival con De Sica e Boldi che ritornano insieme. Però un genere che ha una connotazione storica, cioè soprattutto ha quasi una storia di 30 anni, dall'83 col primo film che Pure di noi più, abbiamo pure visto di più, insieme. quasi 40. Sì, diciamo che diciamo, se consideriamo l'epoca di massima cosa, cioè quando. Massima bolda? Sì, cioè se noi consideriamo la massima bolda, il punto di massima boldità, Negli anni 90. secondo me è 83-2005, con gli anni Ah, dai. certo, ma io ti direi addirittura 90-2005, Però perché in realtà dall'83 al 90 ce ne sono stati tre. bisogna Negli anni 90 è un cercare, continuo. secondo me, cioè il punto è cercare l'essenza dei cioè delle caratteristiche che possono essere l'essenza del cinepanettone. Che cercare di capire che non è, appunto, dicendo che non è solamente una commedia italiana di Natale, perché il cinepanettone a volte è preso come riferimento del trash. A volte, per esempio, se voi guardate questa lista, viene da alcuni a cui piace questo genere, ci sono delle soglie che vengono considerate, tipo i vacanze di Natale di Vanzina vengono separati da i Natale in Natale a Miami, Natale in India, Natale a New Dimmi York, cioè parenti. c'è una sorta di grande divisione tra Vanzina e parenti. Dall'altra parte, quindi, c'è con la domanda sull'essenza del cinepanettone, c'è anche la domanda Anche perché è sull'essenza del tipica questa trash. cosa, no? Che dicevi tu di Natale dell'essere contro i parenti. Sì, esatto. Quindi c'è una, diciamo, la questione si allega molto a quella del trash. Abbiamo anche visto in passato appunto dei film di cinepanettoni insieme. Quindi tu in generale che cosa ne pensi dei cinepanettoni? Cioè, Orrendi. che esperienza, come descriveresti la tua esperienza di spettatore dei cinepanettoni? Tipo mi viene Fantozzi con la corazzata Ah, apoteotica. Una all'inverso. cagata pazzesca. Però lo Però trovo perché. interessante. No, allora, purtroppo questa è la deformazione dell'essere babeniani, cioè trovo interessante tutto alla fine. Per cui le trovo molto interessanti, le trovo terrificanti e mi mettono un disagio corporeo stellare, cosa di cui avremo modo di parlare durante la puntata. Mi mettono malissimo, cioè proprio mi sento un senso di Addirittura. vergogna che mi assale, terrificante. E devo dire che quello dell'83, tutto sommato, lo salvo. Cioè, è Sì. seguibile. È volgare, ma manco troppo, cioè nel senso rispetto a altri. Tutto sommato si salva e
sento ancora una continuità con un certo tipo di commedia italiana, che ancora okay, il genere sì. non è nato, quindi ancora sento molto quella cosa di critica anch'io, sociale, anch'io. Quindi la sento in questi toni. Lo trovo fondamentale perché è cioè il film di Natale molto spesso è tipo campione di incasso e botteghino. Sì. Che beh, sia Vacanze di Natale lo è stato sì. un botto, ma a volte sono quelli di Checco Zalone, a volte sono quelli di, che cavolo ne so, di altri, Figaro e Picone, a volte Pieraccioni, però Pieraccioni non è mai stato campione di incassi, mi sa, però sì, sicuramente sì. Checco Zalone sì, quindi la cosa è, il film natalizio è tipico che sia campione di incassi. Tra l'altro, questa è una domanda che mi sorge così, gli Star Wars dell'ultima trilogia sono tutti usciti a dicembre, tra l'altro. 16-17 dicembre, il fatto che siano in quel periodo pure lì, mi sa pure Avengers, quindi tutto tipo se stanno pubblicando. Escono al cinema prodotti per famiglie, perché esatto. si ha questa idea che vadano le famiglie perché al cinema. La cosa è la familiarità, come dicevi tu, appunto i parenti di Natale. Quindi la cosa è, in un periodo come gli anni 90, dove negli anni 80 è stato sdoganato il capitalismo, non che prima no, ma proprio briglie sciolte, spettacolo, luci fluo, roba. Anni 90 addirittura la politica, abbiamo Bill Clinton con gli occhiali da sole che suona il sax in un programma televisivo in cui il presidente degli Stati Uniti si dà lo show, in cui tutto è così, e in Italia inizia... Cazzo! Non ho visto Bill Clinton perché era sassofonista. Me lo recupererò. Però, capito, ma già che era presidente, questa è la cosa più interessante, cioè che fai... Cioè ormai è tutto informale, questa informalità dilagante, e soprattutto in Italia, che non è la causa, sia ben chiaro, ma è una manifestazione, cioè un sintomo ben evidente di una cosa più grande, cioè è l'inizio del periodo del berlusconismo, in TV e soprattutto in politica, per cui non mi sembra tipo roba casuale il fatto che l'apice del cinepanettone coincida con sto berlusconismo, cioè c'è tutto un qualche tipo di immaginario troppo forte e irruento per non essere analizzato. Questa è la cosa che comunque, per cui dico, comunque è interessante, perché introducono tematiche sì, da un punto di vista di analisi, dicono molto della cultura popolare italiana di quegli anni, di quegli anni, anche di questi, anni 90, perché poi gli anni 2000 continuano a suo modo, cambiano forma. Sì, ma io ho notato come, cioè, per quanto riguarda la mia esperienza con i cinepanettoni, cioè vederli per esempio con Puno, è un'esperienza di vederlo con un amico, o vederli tipo quando ero piccolo con una comitiva di amici, un conto. Sono delle cose che da solo onestamente non vedrei mai, cioè ma proprio mai. Concordo. Io solo a spasso nel tempo vidi da piccolo con mio padre lo sì, cioè... mi chiesi, però fu l'unico, e forse Natale, non lo so, uno con Fabio De Luigi, però probabilmente, come dicesti tu una volta, per esposizione passiva, beh, sì, magari cioè, un altro, a me, così, allora, però... Sono quelle esperienze che posso... Mai seduto a guardarli, come abbiamo fatto per vederli... Cioè io posso prenderli in considerazione a secondo della compagnia che si può generare e dell'esperienza con qualcun altro, esatto. Però non rientrano in contenuti che guarderei da solo. Detto ciò, una cosa che ho notato vedendoli adesso è che sono lunghissimi, perché porca puttana, sono cioè, due ore quasi l'uno. È una cosa, diciamo, un elemento comune anche dei film per famiglie, che poi cioè bisognerà riflettere sul fatto se è davvero un film per famiglie, soprattutto nella seconda ondata, nella next gen dei cinepanettoni non sono considerati per famiglie, però sono considerati per ragazzini, che è una cosa diversa. Però diciamo che questa cosa per me, cioè la loro lunghezza, l'ha vissuta in una maniera, in una pesantezza assurda, probabilmente come tipo l'italiano medio che guarda se tipo bene, nel senso che a un certo punto dopo 20 minuti, cioè dicevo ok, adesso come vado avanti per un'ora e 40, cioè mi chiedevo come sarei riuscito a finire. E poi il fatto per esempio che per quanto riguarda se mi fanno ridere o meno, anche questo è legato molto a con chi sto. Cioè abbiamo guardato insieme uno dei peggiori secondo me, che era tipo 90. Natale da Chef anche.
Natale da chef pure terribile. Natale da chef, praticamente Natale da chef. Meglio di Natale 90 a suo modo. Natale da, cioè Natale da chef per me era terribile. C'è Massimo Boldi e non c'è De Sica. Però è uno di quei film appunto della lore di Boldi da solo. Però cioè, guardandolo insieme a Puno, a un certo punto può anche innestarsi quella risata nervosa. Perché non ti fa ridere e tu dici ma non mi fa ridere e è ridi, solo trash, ridi del fatto che non riesci a farti ridere, diventa tutto uno sfogo di nervi, per cui è un po' come una sorta di seduta freudiana, tipo catarsi, cioè a un certo punto è una situazione patetica per cui ridi per nervosismo. Secondo me alcune persone magari ridono, si ritrovano a ridere perché tipo non sanno che cazzo fare, quindi da una parte non è una di quelle cose che non avrei fatto, però una volta fatte dico vi consiglierei di farlo, perché comunque cioè, nonostante l'ho vissuta proprio molto pesante, però secondo me bisogna iniziare proprio per il tempo che è passato, perché io nonostante adesso ce ne siano nuovi o che ne so ci siano o continuano a uscire, io sento molto il fatto che la stagione dei cinepanettoni, per quanto mi riguarda, secondo me il momento proprio cioè il clou è tramontato, è una cosa che inizio a sentire del passato. Quindi per esempio se io avessi fatto questa puntata nel 2005 l'avrei fatta in maniera diversa, però anche su YouTube per cui la sentivi che non sarebbe mai finita la cosa, però anche su YouTube c'è un'ondata di rivalutazione del fenomeno. Mi è piaciuto molto il video che ha fatto Yodobi in merito a questo argomento, perché adesso si inizia a vedere questa cosa tipica anni 80, tipica anni 90, cioè iniziamo anche noi che l'abbiamo visto di ragazzini a vederla con distanza, certo, e a capire che era un genere particolare che ora sembra assurdo, che ora, cioè la consapevolezza storica del genere italiano. Ma tant'è che sai cosa per esempio me viene in mente, che mi diverte fare soprattutto con un amico tipo per essere grevi, quindi banalmente come umorismo greve, poi imitarli, cioè nel senso imitarli nel senso, sì, per prenderli per il culo. Però la cosa divertente è che poi alla fine la battuta essendo parodica però è la stessa, per cui fai la cosa e ridi della presa per il culo di quel tipo di linguaggio, nonostante poi alla fine ridi della medesima battuta, ma l'atteggiamento è diverso, perché in uno stai prendendo per il culo, nell'altro ridi in quella battuta proprio perché è quella battuta che ti è fatta ia rispetto alla presa per il culo. Però indubbiamente per poter usare quello come elemento parodico eccetera ha creato un linguaggio, che è la cosa più pericolosa che io trovo che abbia fatto, però ha fottutamente creato un linguaggio e questa cosa è importante, non può essere, cioè hanno il loro immaginario, porca per troia, questo, perciò dico vai mai immaginata per questo. Io partirei un po', sì, è come se oggi volevamo muoverci un po' così, come se ci fosse sto grande panettone che è tipo l'immaginario di cinepanettoni, non magari non si riesce a essere esaustivi, un però proviamo il dungeon del panettone, che sì, poi è pieno di buchi, è come se dobbiamo l'uvetta assassina, che poi vabbè l'uva passa, quindi sì, non è che l'uvetta fa cagare, quindi l'hai ammesso. No, ho detto cioè, l'uva passa. Ma assassina fa male. Fa male perché c'ha più 6 a intelligenza, più 4 a forza, mi sa che c'è un attacco, 3 attacchi al round. Per il diabete comunque anche lo zucchero a velo del pandoro non lo consiglio ai nostri amici. No, assolutamente no, però un buon brodino a Natale non fa mai male. Come si dice, anche brodino a Natale, bel tempo si spera. Esatto, bravo. No, però è come se volevamo provare ad aprire dei sentieri nell'immaginario del cinepanettone, cioè a portare delle suggestioni delle cose che ci sono venute in mente guardando i cinepanettoni. Quindi è come se sto panettone lo tagliamo in delle fette. A me piace poi l'idea di farci noi piccoli come i canditi e inoltrarci dentro alle fibre del panettone, come se fosse una specie di rete sinaptica, tipo un cervello con tutte queste fibre, e andiamo trovando le piccole pepite di immaginario che sono i canditi dell'immaginario. Ok, tesoro, mi si sono ristretti i maiali di foglia, tipo una sorta, no? Dobbiamo, quindi facciamo questo viaggio nel panettone e dobbiamo salvare lo spirito del cinepanettone dal Grinch dell'uvetta. Va bene. Allora, inizio Gandalf io. Grinch, che è quello natalizio, no? Gandalf, sì, Grinch. Esatto, cattivissimo. Io odio il Natale!